Ciao a tutti! Come si fa il growl nel sax? Growl o distorto o graffiato, per intenderci quel suono molto graffiante che possiamo sentire in certi brani rock, prog, ma anche nella musica classica e non da escludersi anche nel jazz. Insomma, è un colore che possiamo attribuire al nostro suono e utilizzarlo come distorsore naturale per dare un certo effetto, magari un po' più aggressivo o spinto in certi punti dei brani o anche in tutto il brano, non è da escludersi. Allora, è molto semplice. Andiamo a sommare una nota con la voce al suono che vado a emettere con il sax, quindi in contemporanea. Vi faccio sentire una frase fatta senza il growl. E ora vado a growlarla. Sentite che diventa molto più aggressiva, più incisiva. È un effetto che si può utilizzare. Quando lo utilizzo in questa maniera, non ho bisogno di avere un'intonazione particolare con la voce. Nel senso, quella che mi viene comoda, la faccio. Perché a me viene comoda questa. Poi ognuno ha la sua. Però posso espandere questo tipo di tecnica andando a fare delle armonizzazioni invece contestualizzate alle note che posso andare ad eseguire col sax, quindi creare delle vere e proprie armonizzazioni. Diventa un po' più complesso dosare le due cose perché devo avere bene in testa l'armonizzazione che devo andare ad eseguire con la voce, sommandola alle note del sax e mettendo in sincrono un po' le due vibrazioni. Per farvi un esempio pratico, con la voce farò e con il sax. Allora, cosa ne dite? Vi è piaciuta questa tecnica? Ora vi saluto e vi saluto con questo brano che growlerò all'estremo.